Anche se i fini sembrano essere gli stessi, il metodo è differente. Nello stesso anno, nel 1924, squadre fasciste incendiano la sede della Federterra a Roma. 20 anni di lavoro e gran parte della vita dell'Argentina se ne vanno in fumo. Siamo a casa di Ariella, unica discendente diretta di Argentina Tobelli. È una storia esaltante quella di Argentina. È un'eroina socialista che nella sua vita ha sempre lottato per le classi più deboli, ha sempre lottato per l'emancipazione delle donne, ha sempre lottato perché prevalesse nel nostro paese il socialismo riformista in grado di dare garanzie di democraticità e di tutela